tutte le attrici hanno questa preparazione. Lei dice preparazione, è cultura dell'animo, quello sì. Definiva così alle telecamere di TV 2000 con un misto di timidezza e ironia tipico di Ilario Occhini, la sua carriera decennale. La provenienza da una famiglia importante per la cultura italiana, figlia dello scrittore Barna Occhini, nipote di Papini. Come ha raccontato più volte anche prendendo parte al nostro effetto notte, la semplicità è stata la chiave di comprensione di una carriera in cui ha interpretato film indimenticabili, senza mai tralasciare però il teatro e la famiglia. Io sono un po' rospo, un po' orso. E poi sì, mi sembra che ha anche deciso per alcuni anni di dedicarsi alla sua famiglia, no? Certo, a sua figlia. Quello 6 anni, perché quando la bambina era piccola sono stata con lei. Questa mattina in tanti a salutarla alla Camera Ardente al Teatro Argentina di Roma, tra loro anche il regista Ferzan Özpetek, a cui la Occhini deve il ritorno felice al cinema dopo Mar Nero, con il ruolo, in Mine Vaganti, di una nonna saggia e al tempo stesso ribelle. Una donna che conserva nel suo cuore un segreto, quello di un amore di giovinezza mai vissuto fino in fondo. Tutto il contrario, verrebbe da dire, di quella realizzazione piena di cui da sempre è stata testimone al cinema e nella vita Ilaria Occhini. È stata una cosa bella ma insopportabile. Gli amori impossibili non finiscono mai. Sono quelli che durano per sempre.